Nato in una famiglia della classe media nel Queens, all'età di 26 anni Jordan guadagnava 49 milioni al mese, ma sentiva comunque che non è abbastanza. All'apice della sua carriera aveva un'azienda di successo, viveva in una villa ed era sposato con Naomi, con la quale ha avuto due figli. Tutto questo era alimentato dall'uso eccessivo di droghe, sesso e alcolismo. Torniamo indietro ai tempi in cui aveva 22 anni ed era appena arrivato a Wall Street. Arriva in azienda in cui inizia la sua carriera di broker. Viene trattato come feccia dal suo direttore superiore, ma un altro broker di successo, Mark Hanna, prende Jordan in simpatia. Il mercato azionario si apre e Jordan è stupito da quanto lavoro e adrenalina ci sia in quell'ufficio, dove nel giro di pochi secondi chiudono contratti da migliaia di dollari. Per i prossimi 6 mesi, Jordan impara i dettagli del business mentre si prepara ad ottenere la licenza che gli permetterebbe di acquistare e vendere azioni sul mercato. Sfortunatamente, nel suo primo giorno come broker autorizzato, il mercato azionario crolla, lasciando lui e molti altri senza lavoro. Sta a tavola con la sua prima moglie cercando un lavoro sul giornale. Vede un annuncio in cui cercano un agente di borsa. Va a fare il suo colloquio presso la piccola azienda che non promette bene. Tuttavia, ciò che impara lì sui cosiddetti penny stock cambierà la sua vita per sempre. L'uomo con cui parla gli spiega che si occupano solo di penny stock. Queste azioni, chiamate foglie rosa, appartengono a società che non hanno abbastanza capitale e quindi vengono vendute a pochi centesimi. Jordan è un po' confuso su come funziona il tutto, fino a quando l'uomo gli dice che sulle penny stock avranno commissione del 50%. Ciò significa che la metà di quello che spendono i clienti va direttamente nelle sue tasche. Essendo un broker esperto di Wall Street, Jordan si rende conto che può fare molti più soldi vendendo penny stock, promettendo ai clienti guadagni stellari. Jordan inizia a fare tantissimi soldi in pochissimo tempo e con questo attira l'attenzione di un suo vicino di casa di nome Donnie. Quando Donnie vede la busta paga di Jordan, si licenzia dal suo lavoro e inizia a lavorare per lui. Donnie è anche la prima persona a introdurre Jordan alla droga. Non molto tempo dopo, i due decidono di avviare la propria azienda, così Jordan recluta alcuni dei suoi amici con esperienza di vendita. Sono dei semplici spacciatori, ma Jordan è convinto che riuscirà a farli diventare dei broker esperti. Iniziano a fare soldi, ma Jordan si rende conto che possono guadagnare molto di più se insegna ai suoi broker come sembrare intelligenti per vendere le azioni ai più ricchi. In pochissimo tempo i suoi uomini diventano dei broker esperti e iniziano a guadagnare sempre di più. Forbes nomina Jordan il lupo di Wall Street e lo definisce un perverso Robin Hood che ruba il denaro ai ricchi per metterlo nelle proprie tasche e quello dei suoi amici. Sebbene sia una cattiva pubblicità, il giorno dopo Jordan diventa uno superstar e la società raddoppia di dimensioni assumendo sempre più broker. La sua azienda diventa un caos, piena di droghe, prostituzione e alcol. Il film si sposta su una delle feste, dove avviene il successivo cambiamento nella vita di Jordan. Prima di tutto, lo vediamo affogare nella sua droga preferita, che aiuta lui e gli altri a sviluppare idee per la società. Donnie viene colpito dall'effetto e gli viene un'idea. Gli viene in mente il nome Steve Madden, un suo vecchio amico del liceo, che possiede una delle più grandi aziende di scarpe da donna. La seconda cosa importante che accade durante la festa è il momento in cui Jordan incontra la sua seconda moglie, Naomi, e si innamora di lei all'istante. Diventano amanti ancora prima che lui divorzi dalla sua prima moglie, che la scopre durante il tradimento. Una volta consegnati i documenti per il suo divorzio, si trasferisce immediatamente con Naomi in un appartamento enorme. A questo punto inizia a fare delle piccole truffe, comprando le proprie azioni a prezzo basso tramite altre persone e poi rivendendole a prezzi altissimi. Compra e vende sempre di più, iniziando a guadagnare milioni in truffe. Fare quella somma di denaro spinge Jordan a vivere ancora più estremamente, quindi chiede a Naomi di sposarlo regalandole un diamante. Jordan organizza una folle festa di addio al celibato a Las Vegas, che gli costa circa 2 milioni di dollari, poi si tiene il suo matrimonio con Naomi alle Bahamas insieme a tutti i suoi amici e colleghi. Al matrimonio incontra la zia di Naomi, Emma, che giocherà un ruolo molto importante nella sua vita pochi anni più tardi. Come regalo di nozze compra Naomi lo yacht, dove trascorrono la loro luna di miele. Dopo ritornano nella loro villa, che è uno degli immobili più costosi del mondo, pieno di ogni tipo di personale. Un anno e mezzo dopo, il suo matrimonio è già in difficoltà a causa del suo eccessivo abuso di droghe e tradimenti vari. Nel frattempo, la sua vita professionale è in piena espansione. Stavano facendo un ottimo lavoro, dato che i prezzi delle azioni di Steve Madden stavano crescendo alle stelle, così come l'interesse dell'FBI per l'azienda e per i soci. L'agente Denham sta già tracciando il loro intero viaggio e la loro crescita come azienda, notando i livelli estremi in cui sono diventati ricchi in pochissimo tempo. Jordan riceve una chiamata dall'uomo che ha filmato il suo matrimonio e che lo informa che l'FBI gli ha inviato un mandato di comparizione per tutto il materiale video. Parla con uno dei suoi consiglieri, che gli fornisce tutte le informazioni su Denham. Gli dice che l'agente è devoto al suo lavoro, quindi non deve per nessun motivo parlargli e tantomeno cercare di corromperlo. Sebbene sia al corrente di ciò, Jordan invita l'agente per una chiacchierata sul suo yacht.
Jordan inizia la conversazione senza intoppi, dicendo a Denham che collaborerà con l'indagine, ma poi cambia discorso cercando di corrompere la gente offrendogli un posto come broker. Denham finge di essere interessato per un po', aspettando di vedere fino a che punto Jordan si sarebbe spinto, ma quest'ultimo nota che c'è qualcosa che non va e li caccia via. Jordan inizialmente si arrabbia, poi va in panico pensando a come nascondere i suoi soldi alle autorità federali. Fortunatamente il suo amico Riskin conosce un banchiere svizzero, quindi è stato in grado di organizzare un incontro per loro due in Svizzera. Il gruppo parte, salendo a bordo da strafatti e venendo bloccati con le cinture e i sedili dopo aver molestato le hostess. Alla banca, Riskin, Donnie e Jordan incontrano il banchiere, che sarà la loro salvezza. Dà a questi alcuni suggerimenti su alcune soluzioni alternative e scappatoie che potrebbero essere disposti a prendere in considerazione. Quando si tratta di magazzinare denaro ottenuto da frodi azionarie, devono solamente assumere una persona con il passaporto dell'Unione Europea che apre il conto a suo nome. Jordan ricorda improvvisamente la zia britannica di Naomi, Emma, poiché il Regno Unito in quegli anni faceva ancora parte dell'Unione Europea. Non ha problemi a convincere la donna, che apparentemente ci prova anche con lui. Ma, dal momento che lui e Donnie hanno una folle quantità di denaro che deve essere portato in Svizzera in contanti, zia Emma deve fare centinaia di viaggi. Hanno l'idea di usare la nuova moglie di Brad, Chantel, che è di origine slovena. Con il suo aiuto e quello della sua famiglia iniziano a trasportare denaro alla banca svizzera. Durante la fase di pianificazione, Donnie ricorda loro che oltre a trasportare i soldi di Jordan, devono portare anche i suoi. Riesce a litigare con Brad, che gli chiede di portargli i soldi da sobrio. Lo scambio va tutt'altro che liscio, con Donnie che continua ad attirare attenzione, finendo per far arrestare Brad dai poliziotti. A causa della stupidità di Donnie, Brad viene arrestato e finisce in prigione per 3 mesi. Quella notte, Donnie va fuori di testa e va a casa di Jordan con alcuni Lemon 714, una droga fuori produzione da molto tempo. Donnie dice di averle conservate per un'occasione speciale. Dal momento che i farmaci sono molto vecchi, non fanno effetto, quindi Jordan e Donnie continuano a prendere una dopo l'altra. Il farmaco inizia a fare effetto dopo 2 ore. Jordan si sballa proprio nel mentre conversa con il suo investigatore privato, che gli informa che l'FBI sta ascoltando tutti i suoi telefoni di casa. Riesce a malapena a tornare a casa dopo che Naomi lo chiama per dirgli che Donnie non sta bene e sta parlando con qualcuno al telefono. Quando Jordan arriva, a malapena camminando, lotta per togliere Donnie dal telefono. Il giorno dopo, Jordan viene arrestato per aver guidato l'auto da strafatto. Ha distrutto sia la sua auto e sia quelle delle altre persone. Qualche tempo dopo, poiché Jordan è sotto costante sorveglianza dell'FBI, Riskin gli consiglia di dimettersi dalla sua posizione in azienda, lasciando a Donnie l'incarico. Consiglia a Jordan di dichiararsi colpevole per alcune cose e pagare alcune multe in modo da togliere i sospetti e andare un po' fuori dai radar. Jordan inizialmente accetta, ma una volta tornato in ufficio e vedendo tutti i suoi dipendenti, cambia idea. Tutti sono contenti e si dimostrano estremamente leali quando l'FBI rompe nell'ufficio poco dopo. Nessuno dà all'FBI alcuna informazione sulle truffe di Jordan e sugli schemi aziendali. Nel frattempo, anche se a Jordan e Donnie è stato consigliato di non lasciare il paese, decidono di gestire gli affari dall'Italia. Un'altra notizia negativa arriva poco dopo. Zia Emma muore e il suo conto bancario è bloccato in modo permanente, a meno che Jordan non vada in Svizzera di persona. Sulla strada per Monaco, da dove partirebbero per Svizzera, lo yacht finisce in una tempesta e poco dopo affonda. Fortunatamente, la guardia costiera salva Jordan e Donnie dalla morte. Nei 2 anni successivi, Jordan smette di bere e drogarsi e diventa un personaggio televisivo, ma l'FBI riesce comunque ad arrestarlo. Jordan viene accusato penalmente per riciclaggio di denaro e viene trattenuto in custodia cautelare nella sua casa dopo aver pagato la cauzione. Nel periodo successivo della sua vita, rischia di perdere tutto ciò che è materiale nella sua vita, ma anche sua moglie e i suoi figli. Donnie promette di aiutarlo con il lato finanziario delle cose, così quando l'FBI gli chiede di tradire Donnie e gli altri, si rifiuta. Nel momento in cui le cose iniziano ad andare male con Naomi, lui torna all'abuso di droghe e alcol. Gli viene fatta un'altra offerta da parte dell'FBI e questa volta accetta a malincuore. Jordan torna in ufficio mentre indossa un registratore per ottenere qualche informazione su Donnie. Mentre sono in ufficio, porge a Donnie un biglietto dove c'è scritto di non dire nulla perché l'FBI lo sta registrando. Sfortunatamente, Donnie, sapendo che i federali lo tengono nel mirino, usa il biglietto di Jordan per tradirlo e si costituisce l'FBI. Quindi Jordan viene arrestato e dopo aver accettato di collaborare seriamente, viene condannato solo a 3 anni di reclusione. Quando esce di prigione, inizia la carriera del guru del business, vendendo corsi e tenendo seminari su come diventare milionari. Il film termina con Jordan che porge una penna alla gente del pubblico, chiedendo a ognuno di vendergli questa penna. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.